non si comprende se si partirà subito con nuove gare, sia pure a progetto spacchettato, o se invece occorrerà una fase di revisione progettuale cui i tempi non sono facili da desumere, questo posso dire. Ho letto il comunicato dell'ANAS, che appare davvero singolare, perché dà per scontati dei fatti che devono ancora avvenire attraverso procedure che sono fissate dalla legge e che saranno oggetto di inevitabili contenziosi. Mi riferisco all'affermazione che sarà annullata l'aggiudicazione in favore della CCC e sarà escluso il raggruppamento Matarrese-Palumbo. Il comunicato dimentica però di citare la sentenza del 2014 del Consiglio di Stato, che ravvisò le macroscopiche illegittimità commesse da ANAS nel 2012 ai danni della Matarrese-Palumbo. Ed è singolare che il discorso delle responsabilità venga in un certo modo ribaltato, perché per il lungo tempo trascorso si ravvisi la necessità di fare tutto, quando il lungo tempo trascorso è addebitabile esclusivamente ad ANAS. Oggi invece leggiamo in questo comunicato che per il lungo tempo trascorso e per ripristinare la legalità violata bisogna rifare una gara, alla quale evidentemente potranno partecipare anche coloro che hanno concorso alle macroscopiche illegittimità, e si rifà un progetto e la causa di questo il lungo tempo trascorso. E questo è un po' come il cane che si morde la coda, significa disattendere un accordo del 2011 sottoscritto dal Ministero, dal CIPE, dall'ANAS, dalla Regione Puglia e dagli enti locali, che concordarono una soluzione progettuale. Di questo accordo evidentemente oggi avremo solamente carta straccia.